il mio primo incontro con Napoleone Colajanni è stato proprio quando facevo il primo anno di università a Pisa in normale, perché noi dovevamo fare una ricerca ogni anno e la mia prima ricerca fu proprio sull'estrema sinistra non socialista nella crisi di fine secolo, di cui Napoleone Colajanni è stato un importantissimo esponente, proprio perché appunto Colajanni ha lavorato su un periodo storico fondamentale nella vicenda europea e mondiale che stiamo ancora vivendo, cioè il periodo fra due rivoluzioni, la rivoluzione del 1848 e la già ricordata rivoluzione del 1917. I suoi estremi cronologici sono: nasce nel 47 e muore nel 21, e lavora sui, diciamo così, sui risultati della rivoluzione del 48, che come voi sapete comincia dalla Sicilia, la rivoluzione europea del 48 comincia dalla Sicilia, e poi si misura anche con i risultati dell'altra rivoluzione che attraversa l'Europa, cioè la guerra, e poi la rivoluzione bolscevica del 1917. E come gestisce questo misurarsi con una storia accelerata? La gestisce con un metodo che gli viene dai suoi due aspetti, perché Colajanni è un professore e tiene a dire che è un professore per merito e non per meriti politici, cioè che la sua cattedra l'ha avuta per merito, rivendica questa cosa, poi se è un excusatio questo va agli storici. Però appunto è un professore, quindi diciamo così svolge un'attività di ricerca, ed è un politico, professore per merito, politico per vocazione. E mette al lavoro un metodo che lui stesso riassume in due concetti, un metodo evolutivo e sperimentale, che è un metodo scientifico ed è anche un metodo politico. È stato ricordato da coloro che mi hanno preceduto, e in particolare dal ministro, proprio appunto le complesse posizioni prese durante questi lunghi anni, proprio in ordine a questo suo metodo, un metodo evolutivo e sperimentale. E questo metodo è applicato ai diversi dossier, cioè, come diceva Pinella Di Gregorio, alle diverse politiche pubbliche, ai diversi dossier su uno spazio e su un tempo lungo. Un tempo lungo e uno spazio largo, che è nel sottotitolo della ricerca: Europa, Italia e Mezzogiorno. Ma questo trinomio, Europa, Italia e Mezzogiorno, non è visto in modo discendente, cioè l'Europa detta delle cose che poi l'Italia applica e il Mezzogiorno in qualche modo subisce. Ma è un circolo, e questo vale anche per l'oggi. Cioè non c'è un rapporto top-down tra un ente superiore e un ente inferiore, c'è una circolarità, e questo è il grande disegno di questi intellettuali e politici, cioè far circolare Europa, Italia, Mezzogiorno, forse la parola Mezzogiorno ci vorrebbe anche la parola Sicilia, perché la Sicilia ha una sua identità precisa nel Mezzogiorno, non è Mezzogiorno, la Sicilia ha dei rapporti diretti con l'Europa e con l'Italia che non passano attraverso il concetto di Mezzogiorno, su cui peraltro ci sono alcuni articoli molto importanti in questo volume. E quindi il sottotitolo dà questo circuito, in uno spazio largo e in un tempo accelerato, perché appunto il tempo fra queste due rivoluzioni è un tempo accelerato, è un tempo europeo, che non ha un approdo. Cioè la cosa interessante della figura di Colajanni e di questa generazione è che non c'è uno specifico particolare approdo, che questo metodo, questo circuito, è un circuito che poi, appunto, dopo la Prima Guerra Mondiale entra in una specie di loop. E questo è molto interessante, perché la vostra generazione, la generazione, non so adesso cos'è, Z, ma poi adesso sta per arrivare alla generazione Alfa, quindi le generazioni passano molto velocemente. Ecco, questo è molto interessante, perché non c'è un approdo specifico, c'è però un metodo per vivere bene questo momento, questa serie di momenti complessi. E io azzardo: Colajanni ci ricorda un vecchio slogan, che poi è in realtà anche una pratica, cioè il primato della politica, ovvero l'importanza della politica.
perché senza politica ci si perde in questo circuito e, queste, e senza arrivare ad un approdo appunto ci si smarrisce e lo smarrimento genera violenza, genera nichilismo. E invece appunto c'è il primato della politica declinata in termini programmatici. Cioè non è una politica ideologica, l'ha ricordato molto bene il ministro prima, non è una politica ideologica ma è una politica che diventa, che vuole essere programma. E qui appunto Colajanni applica questo programma ai diversi dossier e lo applica in particolare alla grande questione, si diceva all'inizio, e poi questione meridionale. Scriveva questione quando era solo un professore, poi dice questione quando entra in Parlamento. Quindi appunto la questione meridionale declinata in tutti i suoi aspetti. Il federalismo, l'articolo di Elena Faraci, cioè l'idea di ridisegnare i rapporti centro-periferia, come si diceva un tempo. Le infrastrutture e i lavori pubblici. La scuola, 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 scuola. Lo slogan tedesco che diventa anche slogan dei nostri politici meridionalisti. La questione economica, le banche e la questione fiscale e doganale. La questione militare, no all'aumento delle spese militari per l'investimento nelle infrastrutture civili, le ferrovie, le strade, i lavori pubblici, le leggi speciali, prima per Napoli, poi per la Basilicata, e la questione coloniale. Quindi diciamo così, un primato della politica declinata in termini programmatici. Declinata in termini programmatici, qui ci sono delle citazioni che non faccio in diversi articoli, che però sconta un problema. Sconta un problema e cioè la questione dell'organizzazione politica. Quindi una politica declinata in termini programmatici che porta Colajanni ad aprire dei crediti nei confronti dei diversi governi. Apre un credito Pippo nei confronti del nostro Crispi al momento della crisi dei fasci siciliani e proprio la gestione dei fasci siciliani su cui Pippo Astuto ha scritto delle pagine definitive in occasione del centenario crispino fa emergere le contraddizioni di Crispi che non riesce a, diciamo così, costruire qualcosa di nuovo per il quale aveva incaricato lo stesso Colajanni. E quindi c'è la rottura con Crispi. Questo è un momento drammatico della storia della Sicilia, che è anche la storia d'Italia, che è anche la storia d'Europa. Cioè è proprio tutto il circuito, si vede molto bene nella questione dei fasci siciliani, nei diversi. E apre il credito nei confronti di Rudinì, al commissariato della Sicilia, apre il credito nei confronti di Giolitti, apre il credito nei confronti di Mussolini. Perché? Perché, diciamo così, l'estrema non socialista dialoga con il partito della maggioranza nelle sue varie incarnazioni, anche se poi il dialogo non porta a risultati definitivi. E quindi, diciamo così, il discorso resta aperto. Il discorso resta aperto, il discorso non resta concluso. Giovanni Schininà ha scritto un bel saggio in cui ha messo in evidenza il peso della galassia radical democratica nell'Italia meridionale negli anni a cavaliere della prima guerra mondiale. Però appunto questo peso non viene poi gestito in termini di soluzione del problema della governabilità. E quindi il discorso resta aperto. Colajanni scompare improvvisamente proprio in un momento topico della storia d'Italia, quando il partito della maggioranza si stava ristrutturando passando dalla leadership di Giolitti alla leadership di Mussolini. Un momento che si voleva gestire in continuità e che poi diventa la grande discontinuità italiana ed europea. Quindi un percorso aperto, un percorso molto interessante, un percorso veramente, come dice il sottotitolo, europeo, italiano, siciliano in questa circolarità che ancora oggi è chiamata a dare importanti frutti. Grazie. Ringrazio Francesco, diciamo che ha sollevato ha individuato quelli che sono i problemi che sono stati affrontati nel volume. Naturalmente
Come ogni ricerca rappresenta un periodo storico. Devo anche ricordare il mio maestro Schuderus, che mi diceva: tutto è frutto e tutto è seme, che anche il suo maestro Schuderus, lo ricordiamo, è stato qui professore ordinario per tanti anni. Non si conclude la ricerca. Diciamo che questa rappresenta le istanze della nostra generazione, forse anche della vostra generazione, ma apre. Il problema della ricerca è che apre, come ha sottolineato il professore Bonini, altri problemi che poi toccherà successivamente. Peraltro cambiano i tempi, ogni generazione scrive, la bellezza della storia è che ogni generazione scrive la sua storia e che si apre un confronto, un dialogo, e si costruisce in base appunto al periodo storico. A questo punto presento il professore Luigi Chiara dell'Università di Messina, ordinario di storia contemporanea, studioso della Prima Guerra Mondiale, e qui il libro pubblicato da Carocci, in cui appunto affronta, e qui con Loiani c'entra pienamente, perché lui studia i meridionalisti in che modo di fronte all'evento tragico della Prima Guerra Mondiale si pongono il problema dell'interventismo. Ma voglio ricordare il professore Luigi Chiara per come studioso del Mezzogiorno, ma studioso del Mezzogiorno abbandonando quello, lo stereotipo della Sicilia come la Sicilia del latifondo, la Sicilia dell'arretratezza, ha tenuto conto delle nuove interpretazioni. Insomma, siamo tutti un po' orfani di Gerrizzo qui, devo dirlo. Poi ci sono stati, abbiamo avuto grandi studiosi negli anni 70 all'Università di Catania, che ha formato una generazione che poi ha consentito a noi, io dico sempre, se non avesse avuto Candeloro, ieri sera parlavamo, Candeloro è stato il professore di Francesco Bonini, se io non avessi preso la tesi di storia con Candeloro, con molta probabilità, ecco, non avrei sviluppato questo interesse e partecipazione per la ricerca storica. Ecco, Luigi Chiara, ecco, pur essendo messinese, ma Gerrizzo ha contagiato non solo la Sicilia, l'Italia e l'Europa, vabbè, e quindi lo ricordo come autorevole studioso del Mezzogiorno, e quindi mi pare che nella scelta dei relatori siano, studiando appunto Napoleone Coloianni, credo che abbiamo individuato i due più autorevoli studiosi che potevamo avere. Luigi, a te la parola. Mi piace entrare qui subito nel merito del personaggio Napoleone Colaianni. È stato benedetto, purtroppo ancora gli studi su Napoleone Colaianni non sono così approfonditi come la storiografia abbisognerebbe. Poi devo dire che da questo volume, che è un volume ben fatto da colleghi esperti, i saggi sono molto ben strutturati, sono ricchi di sollecitazioni e aprono ad alcune considerazioni anche in ordine ai possibili futuri sviluppi di alcune delle ricerche, però di questo mi riservo di dire nella chiusura del mio intervento. Intanto volevo riprendere alcune delle considerazioni che faceva prima il Presidente. Napoleone Colaianni sicuramente è una figura poliedrica, è una figura di intellettuale, leggevo nel saggio scusate Giancarlo Poidomani, è uno studioso, è un intellettuale, 50 monografie e innumerevoli articoli, e quindi non è un politico che fonda le sue tesi su osservazioni, diciamo, campate in aria, e non è nemmeno uno che è uno che cambia idea, ma uno che cambia idea, lo ricordava prima il professore Bonini, all'interno di alcune direttrici fondamentali, che sono le direttrici che Colaianni seguirà per tutta la sua vita. Cioè non è uno che cambia casacca in Parlamento, è uno che tiene la posizione. La posizione, l'avete detto voi bene, che Colaianni tiene è quella di salvaguardare l'ordine costituzionale a cui lui, da repubblicano, ha deciso di, come dire, dar corso. E qui giustamente la politica e Colaianni e le aperture di credito di Colaianni verso ministeri come Crispi, di Rudinì,
lo stesso Ministero per l'U, che mettono, diciamo, in atto cose che Colajanni non può ovviamente condividere, lo Stato d'assedio, le leggi liberticide, e però sempre da una posizione, ma lo dicono bene i saggi, ora io non voglio citare nessuno perché in particolare perché farei torto a chi non citerei, quindi diciamo vado un po' a volo d'uccello e me ne scuserete, però emerge benissimo dai saggi quali sono le coordinate entro cui si muove, culturali entro cui si muove Colajanni, lo diceva prima ancora Bonini, il positivismo, ma il positivismo è un positivismo che non è il positivismo organicista di Darwin. Per Colajanni la società non è un organismo vivente, così come è la versione di Darwin, lo dice bene nella sua bellissima introduzione Pippo Astuto, ma è Spencer, è un organo, è una società in continua evoluzione, la politica in questo ha un ruolo importante perché la politica è il punto, l'equilibrio di una società che tendenzialmente, nella visione di Colajanni, deve diventare una società più giusta, ma non una società di eguali nel senso del livellamento verso il basso, una società di eguali nel senso del miglioramento delle condizioni morali e civili anche di quelle plebi meridionali che sono scartate da una parte stessa di quella cultura positivista che passa attraverso il racconto di un Lombroso o di un Niceforo, che a cui Colajanni si oppone fermamente. E là emerge il Colajanni, diciamo, meridionalista. Il Colajanni meridionalista che, attraverso l'osservazione dei dati empirici, capisce a un dato momento che le posizioni liberiste e l'economia non vanno più bene. Perché se il mondo va verso la seconda rivoluzione industriale e in quella fase storica l'Italia c'è un ritardo, allora i dazi protezionistici sono una strada che consentirà all'Italia di approdare anch'essa alla fase dell'industrializzazione. E qui la riconsiderazione della emigrazione che non è un veicolo del sottosviluppo, ma è un accessorio dei processi di modernizzazione del capitalismo in quella determinata fase storica. E quindi, dice Colajanni, certo bisogna che l'emigrazione venga in qualche modo accompagnata, bisogna che lo Stato metta in campo tutte quelle necessarie opere che lo Stato peraltro nel 1900, a cavallo fra 8 e 900, mette in campo, il Commissariato Generale per l'Emigrazione per esempio, i primi provvedimenti a favore dei migranti, che attraverso le rimesse poi contribuiscono alla creazione di quel mercato interno che fa, come dire, dell'Italia il caso di rivoluzione industriale sostenuto, diciamo, anche da questo tipo di meccanismo. Ma è un Colajanni che a un dato momento accoglie tutta la lezione di Francesco Saverio Nitti attorno alla questione della grande lezione di Francesco Saverio Nitti, che è quella del produttivismo nittiano. Occorre che il mezzogiorno abbia la sua parte, perché può avere la sua parte, perché il mezzogiorno ha quelle risorse naturali che, se ben utilizzate, possono contribuire a fare lo sviluppo del mezzogiorno, l'energia idroelettrica. È la grande intuizione di Francesco Saverio Nitti, lo sfruttamento delle fonti naturali di acqua, le cascate, diciamo, lo sfruttamento delle cascate dei torrenti nel Mezzogiorno e in Sicilia. Una Sicilia che viene presentata, e qui ha ragione ovviamente Francesco Bonini, la Sicilia è un'area, diciamo, diversa all'interno del Mezzogiorno per tutta una serie di condizioni storiche che ora qui sarebbe, diciamo, troppo lungo dire, e però la Sicilia per Colajanni, e qui Colajanni sfugge alla trappola di un certo meridionalismo piagnone, insomma sfugge alla trappola del paradiso abitato dai diavoli,
di antica memoria. Non è che la gente che abita la Sicilia, che non è proprio un luogo naturale, che non abbia bisogno dell'intervento dello Stato, anzi c'è bisogno dell'intervento dello Stato, così come c'è bisogno che i siciliani siano messi nelle condizioni di, come dire, mettersi alla pari con il resto del resto dei cittadini italiani, i contadini meridionali devono essere messi nelle condizioni di avere, poter usufruire dello stesso stipendio, dello stesso salario dei contadini settentrionali. Quindi non è tanto la riforma del latifondo, che Colajanni ritiene essere quasi irriformabile, quanto la riforma dei patti agrari, casomai, che per Colajanni diventa fondamentale. Non è tanto la lotta di classe, che Colajanni rifiuta, ma attraverso il metodo della conciliazione tra datori di lavoro e lavoratori. E qui la questione dei fasci e delle leghe, che nel pensiero di Colajanni è centralissima. Colajanni, anche quando i socialisti espellono dai fasci, i repubblicani e l'estrema, allora lui continua a dialogare, perché ritiene l'esperienza dei fasci e delle leghe una esperienza attraverso cui è possibile si affermi un nuovo principio, che è quello che fa fare un salto in avanti anche alle rivendicazioni del mondo contadino. Attraverso i fasci il mondo contadino passa da una posizione che prima era stata presso a poco le terre a noi, perché abbiamo bisogno delle terre, ad un'altra condizione, che è quella di mettere sul campo una piattaforma di proposte, di idee, che è molto ben più elaborata e accompagnata peraltro dalla partecipazione di tutta una serie di ceti medi che non appartengono peraltro manco al mondo agrario. Ma non solo, e qui è la grande illusione su un tema che stava particolarmente a cuore a Colajanni per la Sicilia, che era quello della mafia, del contrasto alla mafia. Insomma, come avrete capito, lo ha detto chi mi ha preceduto in maniera più autorevole, per Colajanni il socialismo è la democrazia. Scusate. Allora, i fasci rappresentavano una fase intermedia della costituzione delle leghe, attraverso cui sarebbe stato possibile andare verso una democratizzazione dei rapporti di lavoro. Tutto questo, secondo Colajanni, avrebbe permesso anche alla mafia di fare un passo indietro. Osservazione, ahimè, purtroppo tanto sbagliata per Colajanni, perché la realtà poi dimostrò diverso. I primi fasci, il fascio del Bisacquino fu infiltrato immediatamente dai mafiosi. Don Vito Cascioferro iniziò lì a fare le sue prime esperienze di collettivizzazione delle terre, ma questa è un'altra questione. Però veramente per Colajanni la questione della raggiungere progressivamente un livello di democrazia che consentisse, in una logica che era quella spenzeriana, tutto sommato, il volontarismo spenzeriano, di una più ampia e maggior collaborazione tra le classi, penso che questo fosse l'approdo in fondo finale del pensiero di Colajanni. Vi è poi il fatto che Colajanni, da studioso, pensava, rifletteva, cambiava idea quando doveva cambiare idea. Sulla questione del colonialismo non vale la pena spendere parole. L'anticolonialismo e il pacifismo di Colajanni sono giustificati da una posizione che è quella contraria alla fase imperialista dello sviluppo di quel periodo storico del continente europeo. Altra è la posizione che Colajanni deve assumere durante gli anni che preludono allo scoppio della prima guerra mondiale. Per chi lì e torna alla politica, Colajanni fa una valutazione politica che è quella che sta nella grande tradizione della democrazia mazziniana e dell'irredentismo democratico. Insomma,
Ecco, Laianni ha avuto nelle sue frequentazioni, nelle sue letture, tutta una serie di personaggi come Alberto Mario, Gabriele Rosa, Arcangelo Ghisleri, solo per citarne alcuni rapidamente, ma è quell'Alberto Mario che in quegli anni di trapasso collabora anche con un altro, vuol dire, personalità importante del irredentismo democratico, che è Matteo Renato Imbriani. Ecco che da questo punto di vista io me ne occupai ormai molti anni fa. Vi è tutta una parte del fondo depositato presso a Roma, perché io sono stato di Roma, sulla Associazione in Pro dell'Italia Irredenta, dove vi è la descrizione dei comitati di organamento nel Mezzogiorno in Sicilia. Ho avuto modo allora di editare pure una pubblicazione che poi però avrebbe avuto bisogno di altre ricerche con Rubettino. Effettivamente questa appare ancora oggi una parte che meriterebbe ulteriori e maggiori approfondimenti, perché poi i comitati di organamento in Sicilia sono molto più numerosi di quello che si suole pensare. E questa dialettica, peraltro, che si sviluppa tra l'ala più, diciamo, radicale, che è rappresentata da Matteo Renato Imbriani, e l'ala meno radicale, che è rappresentata da un Alberto Mario o dallo stesso Colaianni, innesta poi una dinamica molto interessante che andrebbe maggiormente approfondita, maggiormente studiata. Comunque, le posizioni di Colaianni alla vigilia della Grande Guerra sono le posizioni dell'irredentismo democratico e sono la lezione di Mazzini, e sono la lezione di Mazzini e dell'immaginare l'Europa delle nazioni, ma sono anche e rappresentano le tesi di Colaianni e degli irredentisti democratici, l'uscita dalla trappola risorgimentale dell'inorientamento dell'Austria. Cioè, la vecchia tesi dell'inorientamento dell'Austria è una tesi che ovviamente non viene rigettata da Colaianni. Si tratta invece di dare lo spazio che meritano ai Balcani, di dare lo spazio che meritano alle popolazioni slave, perché il panslavismo russo altrimenti avrebbe fatto quello che prima il mio amico Pippo Astuto diceva poteva essere un pericolo, cioè poteva espandersi verso, e quindi anche qui una posizione di realpolitik, una posizione, diciamo, abbastanza importante da un punto di vista politico, ma che sta dentro coordinate politico-culturali che il nostro, diciamo, non abbandonerà mai lungo la sua vita, che sono il mazzinianesimo, che sono la lezione di Spencer, il gradualismo spenseriano, che sono l'approdo ad un modello di società che progressivamente raggiunge questa colma, questo gap di democrazia che invece è presente nel regime costituzionale, diciamo, liberale italiano. Poi in fondo è questo la per ultimo che Napoleone Colaianni auspica, con quell'intelligenza che è tipico di un politico siciliano, il suo collegio elettorale è quello di Castro Giovanni, è stato ricordato, che si confronta anche con le questioni dell'ordine pubblico. E guardate che rifiuto ad un dato momento dello sciopero generale, quando Giolitti fa la statizzazione dei ferrovieri, non è il rifiuto, diciamo, tout court, ma è il rifiuto di un elemento che atterrebbe alla perturbazione grave dell'ordine pubblico. Cioè, lo sciopero generale è un'altra roba, non è lo sciopero che sta nella dialettica tra moderna, tra datore di lavoro e lavoratori, ma è una roba politica, e quindi questo non... Ecco qui il timore in Colaianni, perché tutto questo non si traduca poi nel sovvertimento dell'ordine costituito. E per ultimo la questione del fascismo. Probabilmente anche questo rapporto, Colaianni arriva, diciamo, a quella data abbastanza avanti
con l'età andrebbe meglio studiato, probabilmente per Colajanni il fascismo poteva in quella fase storica rappresentare anche un elemento di discontinuità rispetto al regime liberale, e però non percepisce probabilmente fino in fondo Colajanni, ma non è l'unico, diciamo, la pericolosità di Mussolini, e quindi, però Colajanni muore nel 21, quindi diciamo io non ho ora qui gli elementi, diciamo, per dire nulla su questo, però credo che il rapporto con l'irredentismo democratico è questo rapporto con il fascismo andrebbe meglio studiato anche alla luce, ora mi viene in mente l'osservazione importante di Bonini, cioè nel saggio di Schirinà viene ben rappresentato la forza del gruppo dei radicali del gruppo della democrazia sociale, che è particolarmente importante in Sicilia e svolge un ruolo importante nel passaggio in alcune grandi città. Io l'ho studiato per Messina, ma molti di voi l'hanno studiato anche per altri contesti. Forse questo potrebbe essere una chiave di lettura da approfondire anche nei rapporti di Colajanni. Bene, io credo, mi scuserete per aver fatto un'analisi, diciamo, a volo d'uccello, non voglio impegnarvi oltre, se non per ringraziare ancora una volta ovviamente la collega Pinella Di Gregorio, il mio amico Pippo Astuto, il professore Bonini, che ascoltiamo sempre con grande attenzione, e anche e soprattutto l'editore che ha editato il libro. Peraltro sollevo una protesta, io non l'ho ancora ricevuto, ma l'ho recensito in PDF, diciamo, cosa che faccio difficilmente, soltanto per l'affetto che mi lega a Pippo Astuto ho fatto, anche perché ora, fuori da ogni scherzo, è sempre una lettura piacevole e interessante leggere le ricerche dei colleghi, e soprattutto, ultimo ma non ultimo, il allora Presidente della Regione, oggi Ministro, onorevole Nello Musumeci, che ha voluto finanziare questa importante opera e ricerca, che spero proprio abbia un seguito ancora nel futuro. Grazie.